Buon pomeriggio, un breve video intervento naturalmente per salutarvi qui da Top Planet e per ricordare, intanto Andrea Fortunato che nasceva il 26 luglio del 71, un grande terzino sinistro che è rimasto nei nostri cuori di quella Juventus fenomenale dopo una lunga odissea, purtroppo ci lasciava, sarebbe stata una grande speranza ed era un grande difensore e quindi lo ricordiamo. Ma anche gli auguri al soldatino di Livio, 57 anni, un'altra colonna della Juventus, e dove veramente c'era il cuore, la voglia di correre e tante palle in meno, non a livello calcistico, ma nella testa. Intanto ci sono stati numeri positivi per Stellantis, lo dico perché è la società di cui Elkann presiede, ha fatto registrare un utile netto di 10,9 miliardi di euro nel primo semestre, in crescita del 37% rispetto al primo semestre 2022. Ricavi netti pari a 98,4 miliardi di euro, 12% in più. Alla fine la Juve non fallirà, però è qui che si barcamena e annaspa fra ipotesi di mercato ed altro. Però quello che così percepisco, i grandi utili fanno sì che davvero lui potrebbe comprarsi l'Inter, Milan, chiuderli e fare quello che vuole e portare la Juve a livelli stellari. Percepisco naturalmente un momento di scoramento e di confusione. Io darei un po' di fiducia, voglio essere ottimista rispetto a quello che sta accadendo. Pensando in una ricostruzione breve, per modo di dire, lenta, scusate, non troppo breve, ma costruttiva, inesorabile per tornare a quelli che eravamo, magari non proprio quelli che eravamo come molti di voi si immaginano, perché la Juventus non è più quella di prima. E da qui voglio aprire poi una cosa che mi ha lasciato un po' turbato, che riguarda le maglie. Per cui un po' di fiducia bisogna averla, anche se in panchina so già che mi risponderete così, c'è sempre lui. Ma le cose non durano in eterno, ricordatevelo, la ruota gira e girerà anche per chi è lì e prende tutti quei soldi. E speriamo possa dimostrare qualcosa di diverso. Oggi ho visto le nuove maglie. L'ho visto. Ho guardato questa maglia Fuego. Mentre la Roma si avvicina ai colori della Juventus entusiasmando Dybala, noi, in un set fotografico di dubbio gusto, che faccio meglio io a casa mia, abbiamo presentato una maglia Limited Edition. Io lascio a voi i vostri commenti. Se questa è la nuova Juve a livello di immagine, mi lascia un po' interdetto, perché è una maglia, perdonatemi, che a me non piace assolutamente. Però, ahimè, questo è il mercato, evidentemente. Disegnata in Germania, comincio a capire, che Germania fanno benissimo le auto, ma meno la moda. La moda italiana resta la moda italiana. La Roma si avvicina ai colori della Juve. La Juve si può avvicinare ai colori della Roma? Speriamo di no, però la maglia che ho visto è davvero brutta. Sui diritti calcio non ce ne sono nessun tipo di accordo, sembra che Sky si voglia sganciare completamente rispetto al campionato e resti DAZN. Per cui dovremmo sapere anche se lo fate sempre, che abbonamento si può fare e quale non si può fare e non si deve fare, sempre che abbiate voglia di abbonarvi ancora. Però cerchiamo di sorpassare questo momento perché vogliamo vedere nuovamente la Juventus vincere e anche se il tecnico resterà un altro anno, beh, un anno passa alla fine, è di purgatorio e speriamo che la Juventus torni grande in tutti i sensi. Auguri ancora al soldatino di Livio e un ricordo ad Andrea Fortunato, 26 luglio 71, sarebbe stato il suo compleanno. Ci vediamo presto e iscrivetevi al canale.